Se ancora qualcuno pensasse alla Skoda come alla Cenerentola della sconfinata galassia del gruppo Volkswagen, sarebbe sufficiente mostrargli la nuova generazione della Fabia per dimostrare, senza possibilità di errore, quanto questa idea sia ormai del tutto superata e stantia. La nuova Fabia è una moderna, interessante e compatta del segmento B, ricca di soluzioni intelligenti, di contenuti attraenti e soprattutto assolutamente piacevole nello stile. Allora, io penso che questa vettura abbia fatto veramente un passo in avanti importante. Come potete vedere alle mie spalle, la macchina è assolutamente una macchina diversa, con un design molto più attraente, con delle linee marcate, ma al tempo stesso più sportive. Io penso che il salto di stile del marchio Skoda sia clamorosamente evidente. Questo è, diciamo, il secondo passo dopo il lancio dell'Octavia sul mercato italiano, in un mercato dove il segmento di questa tipologia di vettura è decisamente importante. La competizione è ampia e la necessità di distinguersi comincia a diventare rilevante. Quindi credo che dal punto di vista estetico il passaggio in avanti sia chiaro. Le linee sono pulite, ma al tempo stesso molto precise, perfette, che danno un senso di grandissima qualità nella costruzione e nella realizzazione di un prodotto perfetto. Equipaggiamenti e dotazioni della nuova Fabia ne sottolineano, una volta di più, le giustificate ambizioni da top del segmento. Assolutamente sì, questa è una macchina che oggi è all'avanguardia della tecnologia disponibile sul segmento e ricordo a tutti che è la vettura più nuova del segmento. Allora, questa macchina nasce da attinge dal gruppo tutte quelle che sono le sinergie del gruppo Volkswagen e quindi tutto quello che è la tecnologia disponibile in questo momento allo stato dell'arte, e nasce senza compromessi. È una macchina che rimane nella sua compattezza, una macchina assolutamente efficace nella categoria, nel segmento che mi dicevi, una macchina sotto i 4 metri, che però non rinuncia a tutto quello che è il comfort e la funzionalità di una vettura anche cittadina, ma che viene utilizzata spesso in modalità extraurbana. Lo spazio a bordo è migliorato, la vettura è più larga di quella precedente, e in più tutto questo è avvenuto senza rinunciare alla dimensione del bagagliaio, che oggi risulta essere il più grande della categoria, con 15 litri in più. Le motorizzazioni sono assolutamente nuove, motorizzazioni Euro 6, quindi già un passo avanti rispetto alla concorrenza più accreditata, e questo ci dà la possibilità di far salire a bordo dei clienti, di far salire a bordo di una vettura clienti che potranno essere soddisfatti non solo nell'immediato acquisto della vettura, ma anche nel tempo. I consumi sono una delle caratteristiche che oggi i clienti curano molto, e questa macchina rispetto alla versione precedente recupera un 17% sui consumi, e devo dire che le motorizzazioni, pur essendo, diciamo, più efficienti e più efficaci dal punto di vista della prestazione, non tradiscono la verve di una macchina brillante e compatta di questa categoria. Da preservare gelosamente con attenzione il proverbiale rapporto di value for money dei prodotti del marchio della Repubblica Ceca, ma senza indulgere per questo a nessun compromesso sulla qualità e la ricchezza del prodotto. Diciamo che in questo momento sul mercato italiano la Skoda non esprime tutta la potenza del suo marchio. Io ricordo a tutti che la Skoda è il 10° brand in Europa e quindi alla stregua di tutti gli altri, e le distanze in termini di volumi sono veramente minime. La crescita è importante, è un brand che quest'anno raggiungerà oltre 1 milione di automobili, quindi è un brand che ha una forza interiore importante, oltre che una storia pazzesca. La Skoda è un brand che è tra i primi 3 brand nel mondo, quindi i tecnici, gli ingegneri cechi hanno fatto la storia dell'automobile e lo rappresentano adesso anche con un'evoluzione stilistica importante, perché oggi, come sempre, non basta solo la funzionalità, bisogna avere un occhio anche allo stile. Dicevamo prima dello stile, una cosa che è molto importante è che questa vettura è estremamente caratterizzabile e personalizzabile grazie alla soluzione del color concept, dove si può abbinare al colore della carrozzeria il tetto, gli specchietti, i cerchi di colorazione diversa. È possibile crearsi una vettura su misura, addirittura è possibile creare con delle foto personali una personalizzazione del dashboard, cioè della plancia, e grazie a questo immaginate una soluzione come fosse il desktop di un computer, che uno ha la possibilità di rinnovarlo ogni volta che ne sente la necessità. Quindi una vettura che si personalizza e che ha
oltretutto nell'infotainment una forza importante, dotata di mirror link e di sistemi di integrazione dello smartphone con la vettura. Quindi il sistema, ormai la connettività, fa sì che si può conversare con la vettura e attraverso un'applicazione, tra l'altro si chiama Smart Gate, è possibile attingere dalle vetture i dati di guida, tutte le informazioni, quindi ce n'è per tutti i colori.